Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiedergli indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati. Non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo. Perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. In questa settima domenica del tempo ordinario ci troviamo nella parrocchia Santissimo Salvatore. Ecco, da qui vogliamo che questa parola di vita venga lanciata per voi che ogni settimana ci ascoltate. Ecco, questa parrocchia che costituisce insieme alla parrocchia del Sacro Cuore, alla parrocchia del Cristo Re, una delle tre periferie del paese. Ed è bello quello che dice Papa Francesco, che proprio dalle periferie viene il Figlio di Dio, che non da Gerusalemme ma da Betlemme, proprio dalle estremità viene il messaggio divino. Allora questa settimana vogliamo lasciarci guidare appunto da questa parola. Bello quello che settimana scorsa Gesù diceva a tutti nel discorso delle beatitudini. Ricordate, Gesù identificava con beati tutti coloro che lo ascoltavano, tutti coloro che lo seguivano. Allora l'essere beati riguarda tutti. Ma adesso il Signore chiede una caratteristica particolare, chiede un di più a coloro che lo vogliono seguire più da vicino. E questa pagina di Vangelo che Padre Salvatore Verzì ha proclamato per noi costituisce la carta d'identità, l'identikit di ogni cristiano. Anzitutto si capisce che Gesù rifiuta completamente il messaggio della violenza. Mentre gli uomini ricorrono alla violenza, ricorrono all'aggressività, si basano sulla giustizia umana, non così sono i figli di Dio. I figli di Dio, i seguaci di Cristo, diremmo oggi i cristiani, si appoggiano, si costruiscono su una virtù, quella della misericordia. Allora sono quattro i verbi che in questa settimana possono accompagnare il nostro cammino, che prendiamo da questa pagina di Vangelo, una pagina molto forte. Amare i nemici, fare del bene a coloro che ci odiano, benedire coloro che ci maledicono, pregare per coloro che ci maltrattano. Amare i nemici, certo, amare coloro che la pensano come te, sorridere con chi è uguale a te nei sentimenti, a essere, a circondarti da tutte quelle persone che dicono, fanno e pensano come dici tu, è bello, ma non appartiene questa alla logica dei figli di Dio.
amore significa, se quello che stiamo ascoltando è vero, andare anche controcorrente. Amore significa quando tu, per la tua posizione evangelica, per aver sposato la logica di Dio, diventi insopportabile davanti a tutti. Allora amare significa trasformare in amarezza tutte quelle reazioni che non si lasciano sposare o contaminare dal Vangelo. Noi a volte siamo convinti che amare è un frutto di addizione, siamo convinti che amare significa solo fare qualcosa perché gli altri possano stare bene accanto a te. Ma se quello che abbiamo letto è vero, amore significa sottrazione, togliere sempre di più qualcosa alla tua vita, alla tua identità, perché gli altri possano gustare, assaporare la novità, nel nostro caso la novità del Vangelo. Parlando ai ragazzi, tante volte dico che l'amore è paragonabile non alla pittura, ma alla scultura. Alla pittura tu aggiungi sempre più colore per avere la forma ideale, per avere il colore esatto. Nella scultura tu togli sempre di più al ceppo perché venga fuori l'immagine che hai pensato. Questo è l'amore, togliere qualcosa di te perché l'altro possa vivere bene. Ma ci sono delle caratteristiche, ci sono delle condizioni in cui forse amare ci risulta difficile. Il Signore non ci chiede in questa pagina che il cristiano deve essere l'amico di tutti, che il cristiano deve avere simpatia per tutti, che il cristiano deve amare tutti. Tante volte è impossibile, proprio perché queste virtù funzionano a pelle, sono innate in noi. Ma il Signore ci chiede che lì dove l'amore non è possibile la fonte dell'amore, cioè la preghiera. Chi di noi è capace di pregare per i nemici? Chi di noi è capace di pregare per le persone che ci fanno del male? Chi di noi è capace di pregare, di benedire coloro che ti hanno fatto un torto? Eppure, ed è la terza parola del Vangelo di oggi, Gesù dice: benedite coloro che vi maledicono. L'azione del benedire non è l'azione che appartiene soltanto a Dio. Il cristiano è colui che benedice, cioè colui che dice bene di tutti, anche quando non hai il contraccambio, perché il contraccambio, il merito, il premio appartiene a coloro che fanno qualcosa per qualcosa. Ti do perché tu mi dai, ti faccio per ricevere il contraccambio. Il cristiano è come Cristo, colui che agisce liberamente, colui che agisce senza contraccambio, colui che è libero di fare quello che vuole nell'amore, perché sa che l'unico premio è Dio. E quale può essere questo premio? Semplice. L'abbiamo letto nelle ultime righe del Vangelo: colui che agisce in nome di Dio è già figlio di Dio, è paragonato a Dio che agisce liberamente e senza il contraccambio. Allora, in questa settimana facciamo in modo che queste quattro azioni risuonino nel nostro vivere cristiano. L'amore per tutte, dove amore non significa fare, ma significa dare, dove dare significa togliere qualcosa, non aggiungere. Fare del bene, benedire, dire bene di tutte, pregare per coloro che ci fanno del male. Tutto questo è riconducibile alla parola misericordia. A queste quattro azioni Cristo lo dice chiaramente: quale merito ne hai? Se fai le cose per avere il contraccambio, dove sta il tuo specifico, la tua identità di cristiano? Qual è il premio, la ricompensa che il cristiano si attende? Solo quello di essere figlio dell'Altissimo. Nella misura in cui tu agisci nel bene, nella misura in cui tu non accetti la logica di ricevere, tu sei una persona, come dicevamo, misericordiosa, con la stessa qualità di Dio. L'anno scorso abbiamo celebrato in tutta la Chiesa, per volere di Papa Francesco, quel giubileo della misericordia, quell'anno particolare della misericordia. E la misericordia non è una caratteristica, non è un aggettivo che va identificato con la compassione, con il perdono delle offese, con la longanimità. Misericordia, nella logica di Dio, significa miseria più cuore, cioè avere un cuore disponibile a comprendere ciò che l'altro sta vivendo, un cuore cioè sensibile. E vorrei lasciarvi in questa settimana, come negli altri incontri, un altro messaggio di Papa Francesco a proposito di questa misericordia. Ecco, l'anno scorso il Papa ce l'ha sbandierato chiaramente in tutte le sue catechesi. Scrive il Papa: perché oggi il mondo ha bisogno di misericordia? Perché un'umanità
quella nostra ferita. Un'umanità che porta ferite profonde, che non sa come curarle o crede che non sia proprio possibile. E non ci sono solo le malattie, scrive il Papa, delle persone ferite dal mondo sociale, dall'esclusione o dalle schiavitù del terzo millennio. Il dramma di considerare il nostro peccato come incurabile, come qualcosa che non può essere perdonato o guarito, è la malattia più grande di oggi. Manca l'esperienza della misericordia. Il credere che non esista possibilità di riscatto. Il credere che non esista una mano che ti rialza, un abbraccio che ti salva, ti perdona, ti risolleva, che ti inonda di un amore infinito. Oggi tutti vanno ricercando salvezza qua e là. Oggi l'uomo cerca salvezza lì dove può. Allora portiamocelo come messaggio, che a livello sociale, umanitario, questa è la pagina più bella che abbiamo potuto ascoltare, ma forse a livello spirituale ci manca l'esperienza concreta della misericordia. Il nostro andare a cercare salvezza per il nostro cuore, anche lì dove pare non ci sia possibilità di ripresa, non qua e là, ma al cuore di Cristo, al tabernacolo, all'altare di Dio. Lì trovi misericordia in ogni momento della giornata. Che sia questa una settimana di misericordia. Buona domenica.